ragazzi, quanti sul canale di Suckface, io sono sempre Jason. Mentre parlo si trova pochissimi minuti il nuovo trailer, anzi quello più ufficiale diciamo, di Suspiria, il remake, ma non direi proprio un remake, una specie di reinventazione del film di Dario Argento, capolavoro assoluto del folklore di Dario Argento, uno dei miei film preferiti anche di lui. E adesso è uscito questo nuovo trailer 2. Il trailer è in inglese, quindi non posso proporlo in italiano. È in inglese, adesso vado subito alle stanze. Andiamo subito con il trailer. 3, 2, 1, via. Rex. She wants to get inside of me. I can feel her. Oh, she can see me. Ricordiamo Chloe Grace Moretz anche nel film. When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. Niente, io. I feel like I'm not even here yet. It unplugs in Carnival. Why she transmits her work. You have to decide, what is it you want to be for this company? There's more in that building than what you can see, Doctor. You are living with us dangerous people. Three mothers, three gods, three devil. Mother Tenebrarum, Mother Lacrimarum, and Mother Suspiriorum. Darkness, tears, and sighs. You're making some kind of deal with them. Ok, bene, bene, ok, fino al 2018, vabbè, questo si sapeva. Allora, che dire, ok ragazzi, il trailer diciamo che mostra molto di più in confronto al teaser. Il teaser non usava neanche le parole, era un montaggio con la colonna sonora che sentiamo anche qui, che sia molto molto inquietante, mi piace questo tema. E niente a che fare però col tema di Dario Argento, quello che comunque quello loro, però questo tema non mi sembra male, eh. Allora, un trailer montato bene. L'unica cosa che non mi ha convinto per niente, non riuscirà mai a convincermi in questo film, è Dakota Johnson. Non se la vedo, perché io dopo aver visto quella porcheria immonda, che è molto piaciuta, però io tengo una porcheria cinematografica, di 50 sfumature rosse, nere, grigie, blu, azzurrine, bicolori, io la non la vedo come un'attrice seria per questo ruolo. Vedo invece bene in questo ruolo Tilda Wilson, sicuramente, nei panni della dirigente di questa scuola. Ok? Se la vedo bene. Però non vedo bene anche tanto Chloe Grace Moretz, anche con lei, però senza col tema horror, più o meno, si è entrata, è stata anche Carrie, in Carrie lo sguardo di Satana, il film reinventato nel 2014, tratto dal romanzo di Stephen King. Poi è stata anche la ragazza Mannara nel film di Tim Burton, Dark Shadow, a fianco di Johnny Depp, che interpretava il vampiro. Però, a parte quello, il trailer mi è piaciuto, comunque mette una certa suspense. Tipo, vediamo anche questi piccoli frame rate di queste creature, che servono naturalmente le streghe, le tre madri, che infatti nel libro vengono elette. Questa sembra un'ottima cosa, comunque prende spunto dal fatto
della trilogia di Dario Argento, che comprendeva Suspiria, Tenebre e la Terza Madre. Infatti qua viene letto Madre Tenebarium, Madre Suspirium e Madre Infernalis, mi pare che io non ho capito bene, le tre madri, e di cui la terza, quella protagonista, Dario Argento, all'epoca mi era piaciuta veramente tanto per il semplice fatto che era molto splatter anche come ultima trilogia. Suspiria è un capolavoro del genere surrealistico, comunque un horror mischiato con la mitologia fantasy. Si parla di streghe, si parla di magia, tutto un altro concetto. Inferno, stessa cosa. Quindi credo che questa sia l'unica trilogia di Dario Argento che si distacca dal concetto di avere un killer. Comunque tutti i film di Dario Argento erano il conseguimento di un killer che uccideva le persone. Qua no. La reinterpretazione di Luca Guadagnino sembrerebbe molto interessante dal punto di vista anche estetico, perché non sembra un film nuovo dal punto di vista grafico estetico, è un film dell'età di Dario Argento, tu usa un'estetica molto molto retro. Questa cosa potrebbe influenzare veramente bene sul fatto del film. Dakota Johnson, ripeto, nei panni di Susie, che sarebbe la protagonista di Suspiria, non mi convince per niente. Spero che il suo ruolo sia incisivo per la trama, perché se già questa non è capace di recitare, in più si mettono a incisare queste cose, mi rovinano questa reboot. Molti dicono, ma una revisione del film di Dario Argento non è una buona idea. Vero, anch'io ho paura che potrebbe essere una sofè che vada a distruggere il capolavoro cinematografico di Dario Argento. Però potrebbe anche essere, però, che comunque Guadagnino ha fatto un ottimo lavoro anche. Perché già per colonna sonora e livello estetico mi sembra molto molto bello. Poi sono anche delle scene abbastanza inquietanti, tipo quelle delle bambine che ballano tutte con questo vestito rosso, lei che può sbattere contro i muri le altre ragazze del college, e poi sono altre trasposizioni strane. Comunque fatemi sapere nel commento qui sotto cosa ne pensate di questo trailer, a me mi ha convinto, a parte la cota son, sono stato un bel like se avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, voi tutta la serie sono a Sackface, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, un bacio al mio pubblico.